Quindi, allora, alcune proposte che sono state elaborate e poi votate, quindi sono proprio una proposta del Partito Comunista Internazionale. Esigere l'implementazione di una consultazione della popolazione di fronte a ogni decisione rilevante, che devono prendere i governanti in maniera economica, materia economica, politica o sociale, denunciando come antidemocratiche le misure non sottoposte a consultazione. Per cui sta storia che... Non a posteriori con il No, referendum, ma... no, 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 è una cosa impossibile. Cioè, tra l'altro, la finanziaria, che poi è l'unica cosa che già nella nostra Costituzione è prevista come non abrogabile con il referendum, vabbè. Cioè, noi ci immaginiamo un mondo in cui tu fai una proposta e poi il consiglio di amministrazione dell'azienda, brutta questa immagine, però che è il popolo, che è sovrano, vota. E se non gli piace, non passa. Ma il popolo sbaglia perché tu non sbagli, cioè come c'è ridotto, perché anche questa storia che poi il popolo sbaglia, che c'è bisogno di qualcuno che prende misure impopolari per il bene del popolo come se fossimo dei bambini, allora lasciateci sbagliare anche a noi un pochino e forse impareremo, ma sicuramente cagate come quelle che hanno fatto finora. Sì, un po' in realtà, che secondo me è un po' quello che ci ha ispirato anche come organizzazione interna, è che la distribuzione dell'errore, cioè vogliamo che l'errore sia di tutti, non di qualcuno, cioè almeno ognuno Almeno sia dice, abbiamo responsabile. sbagliato, cambiamo, non cerchiamo, cioè, in modo tale che male che vada è colpa nostra. Però non, che è diverso da dire c'è uno che mi ha tradito e che magari non lo so neanche che mi sta tradendo. Poi, quindi, secondo punto, promuovere l'interscambio, il dibattito, la formazione e la circolazione delle informazioni affinché l'insieme della società possa formarsi una propria opinione su tutti i temi che dovrebbero essere oggetto di consultazioni popolari. Perché in effetti tutto questo, con i mass media che abbiamo oggi e il livello di istruzione che ci concedono, forse qualche problema lo comporta. Quindi, certo. Quindi subito dopo il tema è non solo promuovere la cosa, ma anche dare accesso all'informazione. Una cosa che si può osservare, che sto anche sperimentando sempre di più, è che è vero che oggi c'è grande accesso di informazione, ma che le cose di maggior qualità o le devi pagare o sono quasi introvabili. Perché anche internet è vero, ha democratizzato le cose, però comunque abbiamo sempre di più a che fare con informazione molto diluita, molto controllata. Ricordiamoci che Google, Facebook, tutti questi qua sono comunque di chi sono? Di Wall Street. Adesso io non voglio fare proprio il catastrofista, c'è ancora spazio di libertà, non sto dicendo. Però comunque Google, se il governo cinese lo obbliga a non far vedere delle cose, le spegne. Questo vuol dire che può farlo in qualunque momento e che forse non è detto che sia sempre neutrale il primo che sale su. Io non lo so perché l'algoritmo di Google non è pubblico. E ecco, Non è no, neutrale. non è neutrale. Assolutamente. Per cui, insomma, anche queste sono cose. Quindi l'accesso all'informazione dovrebbe diventare proprio una religione. Il fatto che io adesso ho 41 anni, vorrei laurearmi, devo pagare un sacco di soldi. Cioè non è che mi vengo aiutato a farlo, no? C'è proprio una barriera. Invece quello dovrebbe essere, cioè l'accesso all'istruzione dovrebbe essere garantito a qualunque età, in qualunque modo, proprio come che bello che vuoi laurearti, non ah, ma siamo sicuri, ma sarai capace, ma fai il test ammissione, poi ma tu guadagni così, allora devi pagare. No, proprio perché più le persone saranno colte, più potranno in qualche modo fare essere buoni sovrani. E poi forse è una cultura anche forse dal punto di vista interiore, no? Come una crescita non Esatto. solo nelle tecniche, nel sapere, ma forse nella conoscenza anche di se E io poi stesso. stavo, meditavo, cioè riflettevo su questa cosa che nel Medioevo, per esempio, comunque la figura dell'asceta era molto più apprezzata rispetto a oggi. Cioè anche uno che non fa niente, no? Ma che magari pensa, sta lì e pensa. E ogni tanto scrive anche qualcosa, magari Oggi in un mondo in cui ci svegliamo alle 6 del mattino per correre in ufficio a mandare email, completamente inutili, però produciamo, per generare un PIL virtuale assolutamente, cioè, se uno potesse, no, anche semplicemente, dice io passo un anno a riflettere su questo tema,
E la collettività dice: che bello, sì, fallo, noi ti appoggiamo. Così poi ci dici a che conclusione sei arrivato. Oggi sembra una cosa... No, ma proprio debosciato. Però poi non c'è lavoro per tutti e quindi uno si deve inventare qualunque cosa, anche magari dannosa, pur di, perché uno per vivere deve lavorare in un mondo in cui giustamente la tecnologia ha permesso di avere meno lavoro. Non si capisce, c'è un altro... Andiamo avanti. Elaborare disegni di legge riferiti alla costruzione di un'alternativa sociopolitica, esigere una discussione e promuoverli. Quindi, legge di democrazia reale, con tutti i relativi meccanismi, una riforma tributaria che garantisca la ridistribuzione della ricchezza e il reinvestimento produttivo dei guadagni, legge di proprietà partecipativa dei lavoratori nelle imprese, controllo statale sul sistema finanziario e creazione di una banca senza interessi. Poi, mobilitarsi permanentemente per educazione e salute come diritti fondamentali, pubbliche, gratuite, universali e di alta qualità, chiedendo non solo la loro esistenza, ma anche finanziamenti adeguati alla loro importanza. Perché in un paradigma di un certo tipo quella è la cosa più importante, non i mercati. E poi promuovere e diffondere attraverso tutte le vie possibili i paradigmi di una nuova cultura per la nazione umana universale, la non violenza, la non discriminazione, la reciprocità, la libertà, la giustizia sociale e il senso della vita, e denunciare come retrogradi i valori dell'individualismo, del consumismo, della violenza, della xenofobia e della guerra. Sembreremo un po' Heidi, siamo un po' naif, però pensiamo che convenga a tutti vivere in un mondo così, e converrebbe perfino al cicciottello di Wall Street, come lo chiamava il nostro amico. Cioè, io quello che più approfondisco questi temi, più mi chiedo perché lo fanno, e non riesco a darmi una risposta. Che altro posso dire un po' la mia, che l'alternativa è che continuando in questa maniera o c'è un campo da qualche parte o dall'altra parte c'è una devastazione totale, perché verso quello stiamo andando, quindi una disgregazione sociale dei rapporti, a un crollo dell'economia. Io non sono per niente ottimista in questo periodo, ho molto timore, per cui ad esempio personalmente promuovo queste chiacchierate che stiamo facendo, perché ho iniziato a smantellare prima di tutto nella mia testa certe idee di non poter cambiare, come diceva un po' lui, che ci sono delle robe stampate nella mente, no? Per cui devi accettare tutta una serie di cose, per cui ho iniziato a mettere a fuoco alcune cose che mi hanno dato un po' di speranza. Ovviamente tutto questo è molto bello, non è una favola, ma è qualche cosa di futuribile. Però se non si inizia a visualizzare questa immagine, neanche si potrà mai realizzare. E poi comunque ci sono degli indicatori interessanti di qualcosa che si sta muovendo verso quella direzione lì, quelli delle banche che si stanno senza interessi, piuttosto che del lavoro, della partecipazione dei lavoratori, quindi degli elementi già si stanno muovendo. Bisogna spingere perché si apra questo spazio nella mente di ognuno, perché sennò non c'è spazio per nient'altro diverso, ecco. È come una scatola chiusa nel quale non entra nulla. Cioè, non è possibile che l'Italia e la Grecia, parte della filosofia greca e del Rinascimento occidentale, finiscano distrutte dallo spread. Sì, certo. Cioè, non è inaccettabile, è una, sì, dobbiamo fare qualcosa. Che è anche un paradosso, che il mondo occidentale lì nasce e sembrerebbe che qui c'è l'inizio di questa distruzione. Io vedo anche, ci sono alcuni aspetti positivi. Vabbè, da un lato il fatto che comunque questo attacco non è con le bombe vere, ma è con lo spread. Questo, come dicevo prima. L'altro è che stiamo... No, cioè neanche a me, però cioè, vedo come un'evoluzione, in questo ciclo. L'altro è che però c'è un'altra cosa da dire, che noi abbiamo vissuto in questa grande illusione del mondo occidentale, con tutto il resto del mondo che stava piuttosto male, non tanto per colpa nostra diretta come individui, perché non c'entriamo niente, però con, diciamo, con un sistema capitalista che per espandersi, prima di arrivare a questa fase in cui si deve espandere quella cosa finanziaria, devastava altre economie, l'Africa,
l'India che adesso si è. Per cui questo, questa situazione di noi europei, che adesso noi europei eravamo diciamo il vessillo mondiale del modello socialdemocratico, del welfare, il punto a cui aspiravano, perché gli altri paesi, i popoli degli altri paesi, non è che aspiravano tanto a diventare come gli Stati Uniti, aspirano a diventare come l'Europa, perché la vedevano come in Europa si sta veramente meglio, e gli Stati Uniti insomma erano come due mondi sovrapposti. Ora il fatto che, da un lato si è crollata questa cosa, quindi anche l'Europa comincia a essere vista come tutto il resto del mondo, e che anche noi europei sperimentiamo un pochino come sta il resto del mondo, forse potrebbe aiutare, se riusciamo a alzare la testa in tempo, a cercare di trovare un modello che sia valido per tutti. Perché continuare a pensare che io in Italia sto bene e poi come stanno quelli in Libia o quelli in Egitto o quelli in Senegal non me ne importa più di tanto, che è una cosa che, a cui si, non è colpa nostra, io veramente non è che sto, non mi voglio colpevolizzare per questo, perché non c'entro niente io, però credo che questa sia l'occasione per riflettere su questo aspetto, che se dobbiamo costruire una cosa costruiamola bene, quindi tenendo in conto del fatto che sembrerebbe che in un mondo chiuso, se no, se cominciamo a dire io sto bene io, per stare bene io stai male tu, allora ha ragione quello di Wall Street. Sarebbe come si arriva a quel paradosso. Quindi da questo punto di vista questa crisi ci spinge, poi considerando che noi finora, finché non ci distruggono, abbiamo ancora quasi il PIL dell'India, veramente se in Italia succedesse qualcosa di veloce e di interessante, auto-organizzativo, positivo, quindi non sto pensando a cose violente, ma proprio di un tessuto sociale che alza la testa e dice mo basta, adesso le cose le facciamo in un altro modo, più interessante, cioè, riscattando il rinascimento veramente, cioè tutta la nostra accumulazione storica. Lì potrebbe essere veramente così. Io ogni tanto, cioè, ho questi momenti di ottimismo, durano poco. Penso che non durano tanto, però, però riesco a concepire come. Poi vedo la puntata di Report, oppure vado al summit dell'MMT, io lì pensavo che saremmo stati 300, arrivo e mi metto a piangere quasi, perché c'erano 2500 persone che riempivano questo palazzetto, c'eri anche tu infatti, sì. Una cosa auto-organizzata, a sentire questi economisti neo-keynesiani, due giorni pesantissimi con proprio, oppure ti guardi una puntata di Report in cui non so bene come vengono uniti tutti i temi che noi da 20 anni mettiamo proprio insieme con questa combinazione, dicendo questo è un modello sociale nuovo che è possibile. Non so, cioè io, è quasi inspiegabile per me questa cosa, perché ce ne sono tanti, per esempio. Avreste dovuto contattarlo, per me. Ma adesso pian pianino. No, subito. Ma non è facile. Ma se no sembra il solito partito che cerca di invece. Ma non il partito. Adesso noi stiamo organizzando il workshop a Milano, in cui ci saranno, poi pian pianino faremo, perché la forma diretta, e poi perché comunque ci sono arrivati indipendentemente, quindi è più interessante che si diano come delle forme concomitanti che poi convergono. Io ormai la vedo, cioè non vedo più processi lineari, cerco di immaginarmela così, è più probabile, perché se mi immagino che devo essere io più spontaneo. Sì, che sia come che a un certo punto comincia a sorgere una certa immagine in un punto e poi comincia a apparire dalle altre parti, e lì può succedere un bang organizzativo, che non è che perché qualcuno ha organizzato tutto, è una forma vecchia, quella del nuovo leader, fatto che, perché se arriva un nuovo leader non è compatibile con una democrazia diretta un leader, e sinceramente non mi, quindi dice ma perché non vi mettete voi, non solo perché siamo insomma, però anche perché ci muoviamo, cioè perché non siamo tantissimi, però anche tutti questi anni non abbiamo mai voluto muoverci in quel modo più di tanto, perché non funziona per produrre quello che vogliamo produrre. Non funziona in noi. Non funziona perché non è compatibile col nostro modello. Dire che mettiti direttamente, esatto. Ti vuoto a terra, no, vieni a fare delle cose, terzo, vuoi chiedere, pensi che c'è una maglietta magica. Anche perché io non so cosa farei se io oggi fossi il Presidente del Consiglio, col Parlamento che c'è, e col popolo, nelle condizioni in cui sta il popolo, non so cosa potrei fare oggettivamente, anche con buona intenzione, forse qualcosa, cioè meno peggio,
cioè, probabilmente, probabilmente, però è come che non è la, per me non è la via quella, cioè è più interessante che appaia in forme diverse la stessa cosa, addirittura con non uniforme, strana, però questo potrebbe essere uno dei posti dove appare, proprio perché siamo arrivati un po' al limite, tutti questi suicidi, queste cose, siamo veramente, non tanto da un punto di vista materiale vero, ma perché a livello psicologico, cioè, è troppo lontano dall'immagine del mondo che ci immaginavamo, cioè ci hanno fatto uno scherzo troppo, non è accettabile. Ma per le domande si è capito, però dichiariamo adesso che... Manca mezz'ora? No, se qualcuno... Sì, adesso ho finito, basta. Se levare 10 minuti...